contro il disegno di legge Cirinna, ovvero l'equiparazione delle famiglie gay e lesbiche a quelle regolarmente sposate, e contro l'utero in affitto. Non sono temi da quotidiano generalista, quelli affrontati dalla Croce, quotidiano presentato a Napoli dal fondatore nonché direttore Mario Adinolfi. In edicola dal gennaio scorso, la Croce affronta temi delicati, di quelli che da sempre spaccano l'opinione pubblica. Il blogger e giornalista Adinolfi ha iniziato un tour lungo tutto lo stivale, che ha toccato anche il capoluogo campano, con l'obiettivo di alimentare una discussione tra i cittadini su temi che lui stesso ha definito essenziali: nascere, amare, morire. Diciamo, lo shock da esordio l'abbiamo superato, è andata molto bene in realtà, quindi questa è l'impressione che insomma non ci aspettavamo neanche da questo punto di vista nei numeri. Sono lieto che sia un giornale nazionale, che a Napoli arrivi, che arrivi in tutte le edicole, insomma è una cosa che sembra essere una banalità, fino a un po' di tempo fa lo era, adesso abbiamo una distribuzione di un giornale che riesce a trovare in provincia di Brescia e anche nel sud, è una cosa rarissima, neanche esistono proprio le strutture che fanno distribuzione nazionale dei giornali, quindi dei quotidiani in particolare, quindi è stata dal punto di vista proprio, diciamo, dell'impresa, una cosa molto complessa. Poi dopo, in più, le tematiche che affrontiamo insomma ci hanno messo un po' dentro un frullatore, dobbiamo tutti i giorni parlare, spiegare, affrontare attacchi, attaccare noi stessi su alcune cose che evidentemente non ci piacciono, insomma, quindi un'esperienza molto vivace, diciamo così, un'esperienza non banale. Si fanno anche proposte di legge, disegni di legge che vengono approvati in Parlamento, la DDL Scalfarotto, cosiddetto antiomofobia, che noi giudichiamo un disegno di legge liberticida, al DDL Cirinna, che attraverso l'istituto della stepchild adoption dentro l'unione gay permette di fatto la legittimazione dell'utero in affitto, insomma una serie di questioni che hanno a che fare con, a nostro avviso, i temi nodali dell'esistenza umana: nascere, amare e morire. Intorno a questi tre snodi decisivi cominciano ad arrivare delle leggi che cambiano, vorrebbero cambiare il panorama. Noi abbiamo delle cose da dire su questo e dunque anche con uno strumento come il quotidiano facciamo sì che si possa discutere nel paese e anche fisicamente con le persone.